Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Coromon, un gioco che è uscito già da qualche tempo e precisamente è uscito il 31 di marzo e costa attualmente su Steam 16,79€, un gran prezzo per il gioco che è, perché se andrete a vedere, avete visto delle recensioni, ne parlano tutti molto bene. Io vi dico, ho giocato proprio l'inizio, poi ho detto lo faccio direttamente in video. È un gioco che ricalca quelli che sono, è ispirato ovviamente a Pokémon, e ricalca quegli inizi che abbiamo già visto in giochi, magari su Game Boy o Game Boy Color, infatti per alcuni tratti mi ricordano proprio quelli. Ma non bisogna lasciarsi influenzare da questo, perché da quanto comunque ho visto, ho potuto provare, è un gioco che ha molto di più da dare, cioè sembra essere comunque molto più vario di quello che lascia trasparire, nel senso che si parla di quasi 40 ore per completarlo, forse anche qualcosa in più se lo si vuole completare al 100%. Ci sono 114 Coromon da prendere, quindi nemici da affrontare. Attualmente vi faccio vedere, abbiamo Toruga e Patavit, che sono i due, possiamo vedere il sommario delle abilità dei miei Coromon, i tratti che hanno, e il loro overclock, cioè quando va a potenziarsi. Posso andare a prendere l'altro, Toruga, che l'ho scelto perché all'inizio ci fanno delle domande e io ho optato per un mostro di tipo fuoco. Ha un potenziale standard, il luogo d'origine, il colpo, il tratto pellaccia è passiva, la sua pelle spessa rende immune il Coromon dai colpi critici, perché se noi andiamo a prendere gli oggetti che possediamo, adesso vi faccio vedere anche i menu, abbiamo il guanto che ci permette di gestire tutte le nostre abilità, lo spinner che è la Pokéball alla fine, il telefono su cui potremo leggere i messaggi che ci arriveranno, quindi il telefono mi ricordo che fu un'aggiunta dei Pokémon comunque su Game Boy Color, il manuale dei tipi, il manuale della difficoltà. In pratica il gioco ci chiede proprio alla reception, ci chiedono di impostare una difficoltà. E aprendo questo manuale ci fa vedere il tipo di danno, che può essere normale, elettrico, spettro, sabbia, fuoco, ghiaccio, acqua, magia, buio, pesante, aria, veleno e squarcio, con le loro debolezze, le loro vulnerabilità e le loro efficienze su altre cose. Ma vi basti sapere che ad esempio, qua abbiamo le conquiste con gli achievement, quindi qui abbiamo sconfitto un ricercatore, noi siamo un ricercatore duellante, infatti c'è tutto l'inizio con nostra madre che ci saluta, ci porta al treno, ci dà dei soldi per cominciare la nostra avventura in questa accademia di ricerca, riscattiamo l'esperienza perché abbiamo completato questa cosa, ne abbiamo tante da fare, e questo è il mondo, cioè il mondo è comunque bello, bello grande. E basti pensare che nel mondo, adesso qua abbiamo il diario con tutte le missioni da fare, devo trovare l'area laboratorio ricerca e sviluppo che si trova nel parco radioso, quindi andremo a cercarlo, non credo che sia dove sono adesso, perché questo qui è il campus, quindi andiamo. E volevo farvi vedere il menu, il database con tutti. La cosa interessante che ho visto è che adesso i nostri mostri, i Coromon, hanno un diverso tipo di non so come definirli, alcuni normali, alcuni speciali, alcuni bellissimi, insomma, e questo influenza anche la loro potenza e le loro abilità, nel senso che non è che uno è raro e basta, se è raro ha delle abilità di partenza più alte e quindi sbilancia un pochino il tutto, poi diventa tutto molto molto strategico, perché calcolate che la notte i Coromon subiscono un malus che può farvi mancare più spesso il bersaglio nel colpire, e ci sono dei Coromon che sono in grado di far diventare notte, così come di scatenare delle piogge, ad esempio. Avanti Jerome, concentrati, ricordati ciò che ti ho insegnato, indebolisci un Coromon selvatico per aumentare la probabilità di cattura, questa è una meccanica abbastanza classica. E adesso non so se è in beta anche su mobile,
No, al momento non c'è da quello che ho visto. Però diciamo che calcolando che un gioco vi garantisce comunque 40 ore, se vi piacciono questo genere di giochi, cavoli, è molto bello. Questo è il combattimento, è Silquil, io ho i miei due Coremon, inizio col mio Coremon fuoco, al momento non ho molte abilità da fare, ne ho sbloccata appena appena una, che è questa, la Pillo, perché è salito a livello 2, poi potremmo farli evolvere, quindi usiamo la Pillo, la prima volta che lo vedo. Cavolo, è super efficace, come si dice. Lui usa... Vediamo se riesco a catturarlo, perché non li ho ancora catturati. Il gioco non mi ha ancora introdotto alla cattura, ma dovrei provarci. Usiamo lo spinner. No. No, ma non voglio... No, non voglio combattere, voglio riprovarci, perché voglio capire dove sbaglio, perché il tutorial non me l'ha ancora fatto fare, quindi magari devo premere io qualcosa. Se fallisco però non... Ok, l'ho preso. Vediamo che abilità ha. È un Silquil, livello 2, gli manca un po' al livello prossimo. Attacco fisico, potenziale standard, è di tipo normale, la specie di Silquil, numero di database 13, rarità comune, data, vabbè, in 10 aprile lo sto giocando, l'abilità è Artiglio, non sta tenendo nulla, fa un discorso di incoraggiamento a un membro della squadra, aumenta il PE di tutti di 15 punti. Cavoli, questa è una meccanica interessante. No, non voglio dargli un soprannome, poi si presterebbe anche questo a una live. Ma questo lo dico sempre, ma poi alla fine in live nessuno poi scrive, nessuno poi... Vabbè, quindi... Vabbè. No, ma no, basta! Un altro. Armado? Vai, Toruga. Cioè, tanto per capirci, c'è il centro in cui ce li curano. I Coremon, con la classica pedana in cui vengono messi tutti e... no dai, questo non lo voglio catturare perché voglio continuare con la storia. Facciamo un danno normale, speriamo di fargli meno danno possibile. No, abbiamo vinto, colpo critico e scappa. Cavoli, ma abbiamo fatto due passi in un prato per prendere un forziere e vabbè, apriamo il suo forziere. Ho trovato uno spinner, abbiamo recuperato quello che abbiamo aperto e perso prima, abbiamo trovato dei punti, vabbè, fatemi uscire. Vabbè, usiamola a sto punto. Bello questo. Poi ovviamente, come dicono anche delle recensioni, e mi trovo abbastanza d'accordo, ce ne sono alcuni non ispirati, cioè essendo una pixel grafica non si può pretendere di... Dovrò ripristinare anche i miei punti. Cavoli, questo qua ha 7, ha perso 8 punti, quindi 8 punti, quindi magari voglio fargli un colpo normale. Ok, un punto lo catturo. No, però mi ha quasi sdrumato, quindi io adesso ripristino 20 punti su Toruga. Ok. Usa colpo, va bene. Usiamo oggetti. Torniamo a prenderci i nostri spinner. E con un punto vita vuoi non prenderlo? No! Ma perché? Cavoli, qua la rischiamo grossa però. Speriamo di prenderlo adesso. Se no mi tocca tirare fuori un altro Coremon. E come dico sempre nei video, quale può essere il, diciamo, il... Adesso ve lo dico. Quale può essere il destinatario ideale di questo gioco? Beh, se amate i Pokémon, e tante volte io vi ho portato dei giochi che si ispiravano, mi ricordate Monster Sanctuary, ma era totalmente diverso. Questa sembra essere la più vicina trasposizione di Pokémon, ma per PC. È perfettamente lui, anche se ha delle diversità, quindi ha una sua identità, e quindi non parliamo di plagio, perché comunque per certi aspetti, tra cui anche le missioni secondarie, sembra essere davvero figo come gioco. Siamo parco radioso, quindi qua ho scoperto che è dove dovevamo andare.
lui ha colpo, nessuno, va bene. Se l'avversario ha attacco fisico più alto, il Coramon modifica il suo attacco fisico per farlo combaciare. Ha un overclock, è un'abilità passiva molto bello questo. No, non voglio dargli un soprannome. Va bene, entra a far parte della mia squadra. Vorrei curare il mio, che non è messo proprio benissimo. Fatemi uscire da qui. Cioè, cavoli, parkour sarà di là. Allora, fatemi fare una cosa. Devo ancora capire bene i tasti. Comunque, io prendo Toruga, gli do un oggetto, perché voglio curarlo. Non hai oggetti da tenere nel tuo inventario. Ah, vabbè, facciamo così. Recupera punti E. Lui, gli do questo. Anzi, fatemi dare anche a Patterbit. E glielo do anche a Silkwill. Ok, abbiamo consumato un po' di quasi tutte le torte che avevamo, ma va bene, siamo al parco giusto, questo. Possiamo leggere il laboratorio, c'è che sviluppo, è qua dove dovremmo anche andare, perché avevamo un appuntamento qui con qualcuno, dovremmo trovare qualcuno qui. Laboratorio di ricerca e sviluppo. Le porte sono fatte in questo modo e iniziamo a parlare. Donald, il guanto è uno strumento potente. Può essere aggiornato con tantissimi moduli per soddisfare ogni tuo bisogno. Sì, sono d'accordo, è vero. Questo l'ho già mezzo detto. Vediamo questo cosa vuole. Lisa, lavorare. Devo lavorare. Non c'è tempo per fare una pausa. Va bene. All work and no play. Eccolo qua. Ci sono tutti questi emote che fanno capire gli stati d'animo. Larry, tu devi essere... Sì, sono io. Nuovo ricercatore duellante indie. Parliamo anche noi. Vedete che rispondiamo. Sì, sono io. Tu chi sei? Ah, lo sapevo. Il mio istinto non fallisce mai. Il mio nome è Larry e ti dirò tutto ciò che riguarda il mondo, il magico mondo del guanto. Sì, siamo contenti. Da questa parte, prego. Ok. Mi è animato bene. Ci sono tante cutscene di questo tipo. Eccoci qua nell'area di prova. Ok. Quel guanto lì sul tuo braccio è un capolavoro tecnologico. Oltre a contenere i tuoi Coramon, può fare tanto altro. Uno strumento multiuso per gli impiegati della Lux Solis. Infatti è il nostro primo giorno alla Lux Solis oggi. Il design modulare del guanto consente a chi lo usa di installare nuove funzionalità in movimento. Lascia che ti mostri alcune delle nostre ricerche. Ah, tra l'altro ho dimenticato di dirvi che all'interno dei Coramon potremmo mettere anche delle gemme di potenziamento che li rendono più simili magari a delle armi più che dei Pokémon. La mia collega Velma sta calibrando il modulo spinta, sta ottimizzando il modulo per fargli sprigionare la massima potenza. Questo è anche per le cose ambientali. E questo è interessante perché ci saranno, e qua mi collego a un'altra particolarità di questo titolo, diversi puzzle ambientali da risolvere. Cioè non è il classico camminate, sfidate, arrivate lì. Ci sono dei luoghi da raggiungere risolvendo dei puzzle, comunque ci fanno sudare il percorso che abbiamo verso questo boss, perché noi sfideremo, adesso uno spoiler perché nel video non lo vedremo, non lo verremo probabilmente neanche mai a sapere, dovremo sfidare i titani del mondo, i creatori del mondo, questo mondo di gioco, e per raggiungere le varie location dovremo comunque raggiungere questi luoghi, quindi ci suderemo il nostro percorso, così come subiremo anche dei cambiamenti fisici noi stessi, perché la storia è abbastanza ampia, non è banale. Andiamo a salutarlo, andiamo a salutare anche quest'altro. Percy, amico mio, puoi spiegare cosa stai lavorando al nostro nuovo collega? Ah, il nuovo ricercatore duellante è interessato al mio progetto. È piuttosto semplice, vedi, unito una candela di accensione con del gas infiammabile per creare una combustione che... Aspetta, sei troppo tecnico. Perché non fai una dimostrazione? Vediamo. Con piacere, indietro. Ok. Wow, attento piromane. Scusate, mi sono lasciato trasportare. Va tutto bene, nessuno si è fatto male stavolta. Grazie Percy. Ok, abbiamo visto due potenziamenti del guanto. Adesso è arrivato Rigel. Indy. Lei, devo rubarti Indy per un po'. Dobbiamo parlare di alcune questioni molto importanti. Ti concedo il mio protetto. Per come tutte le cose che contano nella vita, il modulo puzza può attendere. Io vado un po' su ponte all'interno del parco radioso. Vieni da me quando hai finito. Ok. Andiamo. È un piacere incontrarti finalmente, sono Nigel, direttore del laboratorio di ricerca e sviluppo. Lascia che ti spieghi tutto in privato nella zona d'accesso limitato. Per evitare l'esposizione alle radiazioni, chiunque entri nel laboratorio deve indossare un camice. Ne ho portato uno della tua misura. Ho ricevuto il camice da lab. Ho ricevuto occhiali. Seguimi. Ok, li abbiamo indossati. Zona d'accesso limitato. Ecco qua. Wow.
Benvenuto nella zona d'accesso limitato, impressionante, non trovi? Cos'è questo oggetto fluttuante? Domandiamo noi. Questo oggetto è il motivo per cui esiste la squadra speciale dei Titani. Si tratta di un'essenza titanica, ha iniziato a manifestarsi a Velua un paio di mesi fa. E a cosa serve? Tocca a questa squadra speciale per scoprirlo. Saresti un ottimo elemento per il team. Volete che mi unisca alla squadra speciale dei Titani? Sì, lo vogliamo. Ho dimostrato una motivazione così intensa che ho dovuto per forza fare in modo di assegnarti alla mia squadra. È una stata motivazione così grande che ho dovuto assicurarmi che fosse assegnata questa squadra. Ah, l'ho già letto. A ogni modo, queste essenze titaniche si disintegreranno lentamente senza il giusto congegno di contenimento. Di recente però abbiamo fatto un gigantesco passo in avanti, abbiamo progettato un modulo per guanto che ci permetterà di avvicinarci e comprendere l'essenza titanica. Questo modulo raccoglie essenze in grado di stabilizzare l'essenza titanica, oltre a inviarci preziosi dati per la nostra ricerca, e qui entra in gioco tu. Equipaggeremo il tuo guanto con il raccogli essenze. Significa che il tuo lavoro, oltre a quello di ricercatore duellante, è aiutarci a raccogliere le essenze. Sarebbe un onore. Dove si trovano queste essenze? Vieni, ti faccio vedere. Ok. Ma questo sta girando su una sedia? L'essenza titanica in questo laboratorio si trova nel titano a Isola di Donar. Ma questo non è l'unico esistente. Abbiamo individuato la posizione di 6 di queste essenze. Ok, no, ce l'ha spiegato quel discorso di titani. Allora, una volta che le abbiamo raccolte tutte e 6, mostreranno il vero potenziale. Ok, faremo il nostro meglio. Tuco, ti dispiace passarmi il modulo? Certo. Cioè, curato in tutte queste animazioni qui. Ecco qua, raccogli essenze, usalo con attenzione. Perfetto, abbiamo raccolto le raccogli essenze, ok. E l'essenza titanica più vicina è Voltgar, il dominatore delle tempeste. Ok, sarà un luogo dove probabilmente dovremo essere ben protetti con le tempeste. A est della mappa c'è una torre, ok, controlla il meteo e dirige le tempeste verso l'isola. Per poter usare il modulo raccogli essenze dobbiamo installarlo nel tuo guanto. A lavoro di precisione, c'è solo una persona vero capace di lavorare con tale accuratezza, si chiama Perrin, è mio buon amico, lavora come fabbro a Villa Fieno. Perrin il fabbro è a Villa Fieno, ricevuto come ci arrivo, si trova di là al parco radioso, una volta installato. Ok, i nomi sono quelli classici dei vecchi giochi Pokémon. Però calcolando che per PC non esiste niente del genere, non è male, non è male. Gradisco la grafica, gradisco la musica, mi piace, ci sono anche tanti oggetti. Non è così banale come sembra e mi dico di credermi. Si può anche correre dopo. Poi vabbè, il vostro avatar ve lo personalizzate come volete. Io l'ho voluto fare così. C'è un pescatore, vediamo un po'. Buongiorno, buona giornata. Vabbè, dobbiamo andare oltre. Ma c'era una missione, mi pare. Adesso devo ancora capire qual è il menu esatto per aprire il diario. Abbiamo completate. Completate attive. Dovrei far visita a un fabbro a Villa Fieno. Ok, proviamo ad andare a Villa Fieno. Salve. Ah, qua che ci aspetta l'uscita. Quindi le voci sono vere. Nuovo membro della squadra speciale. Ok, sono felice. Vedete l'emoticon. Festeggiamo. Uso imparando a usare il modulo puzza. Non ti piace il nome? Cosa può fare? Normalmente una zona d'erba come quella pullula di Coromon selvatici attacca brighe. Ma col modulo puzza basta uno zap e boom, tutti i Coromon nei paraggi se la danno a gambe. È interessante. Sembri proprio un tipo che impara con l'esperienza. Fammi installare il modulo sul tuo guanto. Ok. Ok, come lo usiamo? Assicurati di trovarti all'interno della zona d'erba quando usi il modulo puzza, altrimenti non si attiverà. Ok. Provalo, tappati il naso. Ah, ok, azione secondaria FC per scansare i pericoli con la puzza. Ok, proviamo. No, non così. Usa F. Ok. Ah, vedete che scappano all'interno dell'erba. Puoi attraversarla liberamente senza che i nemici ti attacchino. E in soli 5 minuti il modulo è già ricaricato, pronto per essere di nuovo usato. Ok, molto utile. È molto bella sta cosa, perché già prima fare due passi in quella zona. Quindi C o F. Eh sì. Cavoli, che bella come zona, come caratteristica. 500 euro. Adesso voglio provarla anche qui. Vediamo se scappano nell'erba. No, devo entrare nell'erba. Sì. Ecco, questo è un classico. Questo è un grande classico. Voglio vedere se mi raggiunge. No. Salve, sono un giovane esploratore. Sono la ranger di Parco Radioso. Se vuoi il percorso, no, lo raggiungerai a Villa Fieno.
Attenzione, quando prendi queste torte ti serviranno. Grazie, ne avevo appena consumate prima. Non provare a mangiarle tu, però le torte Cormon sono ben diverse dalle tradizionali. Il palato umano potrebbe risultare amare e pastose come una vitamina. Ma il sapore amaro di questi prodotti è proprio quello che serve a un Cormon per tornare in perfetta forma. Quindi c'è anche l'aloe qua. Vabbè, entriamo nell'erba e facciamo via con la puzza. Col cacchio, non si è caricata. Vabbè, chi è questo? Swarmy. No, voglio cambiare Cormon. Voglio far livellare qualcun altro. Voglio prendere quello che vola. Questo. Ah, ma il Patterbit ce l'avevo già. Ho preso un doppione. Però è livello 5, quindi molto meglio. È vero, non me ne ero manco accorto. Che pirla. Ne ho catturati due uguali. Vabbè, questo qua è più forte, però. Ci fa poco danno. Noi abbiamo questo così. Magari faccio vedere anche il livellaggio. Beh, all'inizio, non avendo mosse, gli facciamo l'attacco classico senza problemi. Sale poco di livello. Devo usarne uno con meno esperienza. Va bene. Obiettivo sbloccato, quindi ne abbiamo completato un altro. Ok, dai, F. No, ma non capisco perché. Devo entrare qua. No, ma secondo me non. Infatti non funziona. Deve caricarsi. Allora, no, voglio provarne uno di livello più basso, perché questo è un livello 3, gli butto un livello 3 addosso, così magari lo facciamo livellare. Quindi Silkil, che è il livello più basso di lui, però. Però cercheremo di difenderci bene. Che male. Colpisci. Mi sa che siamo spacciati qua, eh? Eh sì, siamo praticamente andati ormai. Ok, facciamo così, lo cambio subito e gli metto Toruga, poniamo subito fine alle... che con questo combattimento di un livello superiore dovrebbe dargli parecchia esperienza. Buttiamo dentro questo che fa un bel danno anche lui però, eh? Vabbè, intanto gli buttiamo questo magari sensibile al fuoco, direi di sì. Molto bene, e prendiamoci l'esperienza. Toruga 15 di esperienza e Silky 15. Non è livellato però, mi sa, eh. Vediamo un po'. No. No. Non capisco perché non... Ah, sì, guardate lì, c'è una in alto a destra c'è una barra che si ricarica. E credo che... sì. Mannaggia. Bello questo! È Mino! Voglio prenderlo questo. Assolutamente da prendere. No, non voglio fare l'attacco... Il colpo fisico, mannaggia. Posa carina. Cosa mi ha fatto? Ah, la difesa. No, vabbè, ma adesso noi scateniamo il... Non è molto efficace, ok. Ok, non è molto forte questo. Boiamondo. Squadra, cambia. Ma è un livello 5, gli buttiamo Patterbit, che magari fa anche un danno diverso e riusciamo a fargli del... Se no scappiamo. Che botta. Overclock, si è overclockato. Ok, adesso il suo attacco fisico si è pareggiato con l'altro. Sonde, colpo, sonde. Cos'è sonde? Ha trovato un punto debole.
Beh, scusate, prendo la torta, anche questo combattimento sembra essere più tosto di quello che è. Patrick, curati. Ok. Coda rotante, questo fa male. Non ha colpito, ha mancato, perfetto. Colpiamo adesso, colpo. Adesso sì, però. Beh, ci colpisce una volta sola. Noi usiamo colpo. Ok, e lo spediamo di... spediamo via. Ok. Bene. L'esperienza ne ha fatta parecchia. Ok, Turgo è salito a livello 7. Ha aumentato i suoi punti salute, velocità, attacco fisico, attacco difesa fisica, attacco speciale, difesa speciale. Difesa speciale si contrappone all'attacco speciale dei nemici. Questa è interessante perché prima non me l'ha fatto fare per il livello. Possiamo scegliere l'aumento. Quindi aumento dei punti salute. E poi potenzio anche l'attacco speciale che è il fuoco. Perfetto. Non abbiamo nuove mosse però. Prima avevamo preso con il livello 5 l'attacco speciale. Adesso no. Abbiamo preso la possibilità di mettere, piazzare noi i punti di sviluppo. Possiamo correre. E ci sono dei puzzle ambientali come questo dove dovremo essere in grado, usando l'abilità speciale che so della spinta o del bruciare, di passare e prendere quell'affare lì. Fatemi uscire da qui perché... Ok. Siamo arrivati a... Vedo il fieno, quindi direi che siamo arrivati a destinazione. Villa Fieno. Fatemi vedere la mappa. Sì, siamo arrivati a Villa Fieno passando per il parco radioso dove c'era il centro di ricerca e di sviluppo della nostra azienda. C'è un pozzo? Che profondità? Non posso crederci. Sì, vabbè. Questa sembra essere, centro addestratori, sembra esserci il luogo classico dove si vanno a curare. Credo. Sì, occupati dei miei Cormon. Un momento, prego. Ok, guariti. Invece il centro tecnico, quello un po' più tecnologico, aveva quel classico macchinario dove mettiamo gli spinner, e in quel caso dei Pokémon, le Pokéball sopra per curarle. Officina, officina. Vediamo un po' cos'è sta officina. Vediamo. Aspettate un po', c'è una porta qui. Che succede? Ah, ah. A me graficamente piace molto. E comunque anche l'interazione è buona. E siamo usciti sulla retro. C'è un'accetta. Anche lì ho trovato un frutto. No, c'è qua praticamente un'altra zona in cui si può accedere dietro avendo il giusto mod, la giusta mod per il nostro guanto. Quindi con l'interazione ambientale giusta. Fatemi un po' vedere una cosa. Mondo, no, ho sbagliato. Lo spazio per confermare. Si può giocare sia con solo tastiera che con mouse e tastiera. In sintesi, il mouse funziona, quindi potete cliccare per muovervi, ma potete anche interagire con i menu direttamente con il mouse. Quindi, questo era una cosa che volevo, un dubbio che volevo levarvi nel caso in cui ve lo steste chiedendo. Qua abbiamo Noah di teletrasportatore, sarà disponibile entro 2 settimane. E qua è tutto il resto del villaggio che continua di là. Ragazzi, abbiamo visto un po'. Io mi riservo di magari continuarlo, insomma, o magari addirittura non lo continuo e si continua in live solo e nel caso in cui siate tanti a chiederlo e nel caso in cui ci siano tanti like a questo video. Ora ho deciso anche di basarmi in base a quello. Non ci ho mai fatto molto, dato molto peso, ma in realtà mi rendo conto che è un giusto metro di valutazione per vedere se un gioco piace davvero, un gioco piace magari se lo approfondiamo insieme. Ovvio, lo portano in tanti, ma io ho un mio modo di portare i giochi, altri hanno altri metodi, quindi noi cerchiamo più di analizzare magari l'aspetto tecnico, dare il feeling che vi dà il controllo di gioco, insomma, quello che è la voglia di giocarlo, anche sapendo che magari è molto simile ad altri giochi. E devo dire che la mia impressione è ottima, nel senso che a livello di grafica mi può ricordare anche uno Stardew Valley. Non avrà quell'aspetto sandbox, ma mi ricorda i Pokémon. E al momento
io mi ricordo che ne ho già portati due o tre di simili Pokémon. Poi tra l'altro non ho mai portato anche Temtem, ma lo ricalca anche lui. Ma questo credo sia quello che più si abbina al classico vero Pokémon. Non vi parlo dell'ultimo uscito stile Zelda, ma ai grandi classici che si giocava da piccoli, insomma, su Game Boy in bianco e nero. Quindi il prezzo è assolutamente ottimo. La longevità, allora, a me hanno detto gli sviluppatori che 20 ore per finirlo correndo, 30 completando, ma in realtà mi è stato riferito anche che si può arrivare anche oltre le 40 ore, prendendosi tutto il tempo, esplorando bene tutto. E 16 ore per 40 ore, 16 euro per 40 ore di gioco sono assolutamente ottimi. Quindi dal mio punto di vista il gioco è approvato. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi. Alla prossima. E ciao ciao!